perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Ben ritrovati telespettatori e telespettatrici di Padre Pio TV. Il coraggio di ogni giorno è anche quello di Federica Angeli, giornalista a voi sicuramente conosciuta e a che noi ringraziamo di essere qui oggi in collegamento con noi da Roma, immagino. Sì, sono a Roma. Salve a tutti. Grazie per aver accolto il nostro invito. Dottoressa Angeli, io partirei in realtà da quella che è proprio la sua storia. Era anche molto attiva in quell'anno, ecco, soprattutto sul quotidiano Repubblica, si è sempre occupata di cronaca giudiziaria, e poi ha deciso di denunciare. Di denunciare un po' ciò che succedeva a Roma con quella che è la mafia romana, quella del clan Spada. Per questo lei finisce anche sotto scorta nel 2013, con una famiglia anche alle spalle. Perché il coraggio di denunciare in quel momento? Ma dunque, io in realtà sono stata educata a non voltarmi dall'altra parte e un po', diciamo, c'è stata la deformazione professionale, insomma, di essere una giornalista e quindi naturalmente di non voltarsi dall'altra parte, ma di guardare i fatti per poterli raccontare. E diciamo un po' tanto c'è stata l'educazione che ho ricevuto e quella che voglio dare comunque ai miei tre figli, ovvero quella del contrasto alla prevaricazione, alla prepotenza, alla violenza, alla cattiveria, alla sopraffazione del male, in poche parole. E quindi la denuncia che è seguita alla mia inchiesta giornalistica, che aveva comunque fotografato un fenomeno che le persone, la gran parte dell'opinione pubblica, confinava solo al sud, in terre del sud, e invece collocarlo a Roma geograficamente è stato un qualcosa difficile da far accettare alla parte sana, buona della società. E quindi denunciare a seguito della mia inchiesta giornalistica quello che avevo visto dal balcone di casa mia, ovvero un tentato duplice omicidio nel cuore della notte a cui aveva assistito tutta la mia via, perché eravamo tutti affacciati quella notte, per me è diventato una coerenza con la denuncia dell'omertà che avevo fatto nel mio lavoro giornalistico e una coerenza con quelli che sono i principi con i quali sono cresciuta. Di fronte alle cattive azioni non si abbassa la testa, non si volta lo sguardo dall'altra parte, ma si cerca di sconfiggere il male con la denuncia. Abbiamo detto dal 2013 questo le è costato una vita sotto scorta, quindi sicuramente con tante limitazioni. Nel 2015 poi il Presidente della Repubblica, per il suo impegno attivo contro le mafie, la premia anche con l'onorificenza di appunto ufficiale all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. In tanti, anche oggi, di fronte a questi gesti di eroismo, di coraggio, si chiedono: ne è valsa la pena? Qual è la sua risposta a chi magari anche oggi le fa una domanda e le dice: ma ne è valsa davvero la pena? Allora, guardi, dunque, sarei veramente bugiarda se le rispondessi di getto che la mia vita è una vita normale, è una vita serena e tranquilla. Io da 9 anni a questa parte faccio una vita blindata, senza più libertà, sia io che i miei figli. Quindi è una vita molto molto dura, di rinuncia. Ma per rispondere alla sua domanda, io le dico sì, ne è valsa la pena. Perché oggi, trascorsi 9 anni, posso dire che sono cambiate tante cose da quel 2013. Innanzitutto, 5 anni dopo le mie inchieste, sono nate inchieste della magistratura che hanno portato poi all'arresto di 32 esponenti del clan Spada, che qualche mese fa, quindi all'inizio
del 2022 sono stati, diciamo, con sentenza passata in giudicato, condannati all'ergastolo, per associazione a delinquere e stampo mafioso. Cioè, finalmente c'è stato un riconoscimento giuridico e quindi anche l'opinione pubblica ha preso contezza di quello che io 5 anni prima avevo detto, o meglio 9 anni prima avevo detto, cioè che la mafia romana esiste. Ma soprattutto, e questo mi preme dirlo, per quella che sono io interiormente, per quella che è il mio credo, il fatto di vedere oggi i miei concittadini, pronunciare il nome di quelle famiglie senza più tremare, senza più abbassare lo sguardo, senza più sussurrare quei nomi, ma vedere che non hanno più paura, per me vale molto di più di qualsiasi condanna che hanno subito queste persone. Perché il mio sacrificio, chiamiamolo così, evidentemente ha penalizzato la mia libertà, ma l'ha restituita a tantissime altre persone. Lei, inoltre, lo ricordiamo, ha però anche avuto modo di dedicarsi in modo molto attivo per la collettività. Lo ha fatto soprattutto a partire dal 2020, quando l'allora sindaca di Roma, Virginia Raggi, la chiamò appunto come delegata della sindaca per le periferie e per la legalità. E poi anche, diciamo, dopo quell'incarico, lei ha fondato un'associazione. Noi, Associazione Antimafia, chiedo anche alla regia di mandare il sito che tutti i nostri telespettatori e telespettatrici possono visitare www.noiassociazioneantimafia.org. Quanto è importante oggi noi e, dottoressa Angeli, qual è il messaggio che vuole lanciare soprattutto alle nuove generazioni? Ma che diciamo, se io fossi rimasta sola, sarei stata sicuramente un bersaglio molto più facile per le mafie. Invece il trucco, diciamo, è stato creare un noi, una collettività che è sempre più numerosa. Oggi l'associazione antimafia Noi ha tantissimi soci, che portano avanti, diciamo, questa lotta nel territorio di Ostia, ma anche nel resto d'Italia. Per esempio, la prima sede che ha aperto fuori da Roma è stata a Fasano, in Puglia, e poi adesso ne abbiamo una a Prato, in Toscana. E come funziona questo noi? Funziona che facciamo tante iniziative, stiamo vicino alle persone che ci denunciano di angherie subite, non solo umanamente, ma anche con assistenza legale, con assistenza finanziaria, in modo tale che non finiscano nelle mani di usurai, perché una delle attività delle mafie è proprio l'usura, e cerchiamo di contrastare con la bellezza, quindi spettacoli, presentazioni di libri, sorrisi, cultura, musica, nei territori e nei luoghi che un tempo erano la sede del loro malaffare, quindi i loro beni confiscati, sono il palcoscenico per noi per portare avanti insomma questa cultura della legalità e della bellezza. Una volta l'anno organizziamo un talent antimafia dove si vengono a esibire ragazzi da tutta Italia nei beni confiscati e quindi diciamo vogliamo dimostrare, il mio scopo è dimostrare che anche a 12, 13, 14 anni fino a 100 ognuno può dare il suo contributo e non è necessariamente un gesto di eroismo. Chi si vuole mettere in prima linea si mette in prima linea. Chi invece contrasta le mafie venendo a presentare una performance teatrale, per esempio allo spettacolo del Talent Antimafia, fa comunque il suo, dà comunque nel suo piccolo un messaggio, perché è il noi che vince, non Federica Angeli da sola. Grazie dottoressa Angeli per essere stata con noi e siamo certi che questa tua testimonianza è molto utile soprattutto per chi ci segue, ma in modo particolare per i giovani. Ci auguriamo di poterla avere magari presto ospite qui a San Giovanni Rotondo in futuro, perché no? E in bocca al lupo per tutto e sicuramente ad arrivederla presto qui. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare.